Mi dicono, ma vostro padre perché va licenziato? E mi chiudono la porta in faccia. E lui mi discrezza, parla male me per giustificare il licenziamento. Ma ma ferma la sua spende senza limiti. Qualunque somma, ma ferma la sua ci sta. In casa mia entra chi voglio io. Perché il denaro sei lì, capito? E non ti fa valere ciò a me, via Giacinto Albino non esiste più per te. Non te voglio valere! E non te voglio sbattere, mannaggia! Ma per carità, non mi fa mettere paura, non mi fa. Ah, c'è pure la... la fidanzata, con la relativa prossima prova. E sangra me! Madonna! Madonna, il padre! Il padre! Ma fai schifo! Quando io me ne vado, mi dispiace che non ho potuto addivenire al comando che mi avete dato, ma sono a vostra completa disposizione per qualunque altra cosa, perché io vi stimo e vi rispetto come meritate. Ma per quanto riguarda la mia famiglia, vi devo dire fatevi i fatti vostri. Avete parlato tutto sbagliato. Ma non mi riferisco a quest'ultima cosa che avete detto, da quando siete arrivati fino adesso. Questa è una vostra opinione, state zitti. Quando parli, state zitti. D'altra parte, anche se parlavate giusto, sarebbe stata la stessa cosa, perché voi nei miei confronti siete handicappati da un fatto. Voi siete antipatico. Ma non è bello. Ma non... Para te. A me fatevi i fatti vostri, non me l'ha detto mai nessuno, perché forse non siete entrato mai nel vivo della questione che riguarda un fatto privato di famiglia. Perché da